Siamo purtroppo a commentare l'ennesima giornata di disastri. Il governo si accorge che c'è il problema all'Italia perché le imprese scappano da Ilva. C'è il disastro della mancata manutenzione di strade, autostrade, ponti e gallerie. C'è l'allarme rifiuti a Roma e nel Lazio. C'è un trattato ammazza stati che un quotidiano come Milano Finanza dice prevede il rischio di incursioni notturne nei conti correnti degli italiani, e poi ditemi se non sarebbe giusto andare a votare il prima possibile. Noi come Lega stiamo combattendo dentro e fuori il Parlamento, però veramente penso che peggio di così un governo non potrebbe fare. La sensazione, la percezione del pericolo. Noi lavoriamo per una presa in carico totale, dalla strada all'inserimento lavorativo, stimolare a livello nazionale e ovviamente regionale. Ringrazio tutti coloro, al mix pauroso che gira attorno al mondo dell'adolescenza, basta pensare a quello che giornalmente noi vediamo.